Buon domenica, ben ritrovati sempre su TGCOM 24. Siamo con il Cardinal Lazzaro Jumsik, prefetto del Dicastero per il Clero. Grazie per essere con noi oggi. Grazie mille. Grazie, grazie. Lei vuole essere chiamato Don Lazzaro però, perché? Perché io adesso il mio compito è per i sacerdoti, i diaconi, anche per i seminaristi, accanto al Papa. Essendo coi sacerdoti, siamo uguali, siamo pari, fratelli, perciò io nel mio ufficio tutti mi chiamano Don Lazzaro, gli altri chiamano quello che lo vuole, ma per, da parte mia non è problema, titolo, ma Don Lazzaro è più amichevole, fratello. Quindi non la chiamerò Eminenza, la chiamerò Don Lazzaro. Che bravo, sono molto contento. Lei è qui ormai da un anno, 7 mesi. E come si trova a Roma? Ma mi trovo molto bene. Perché prima di tutto, Santo Padre mi ha chiamato, questa grande gioia, onore, al di là dei miei limiti, mia mancanza, mia debolezza, ma Papa mi chiede accanto a lui per servire, quindi io ho detto con la mia fede, in modo particolare ricordando i nostri martiri antenati, bravissimi coreani, pensando loro, chiedendo loro aiuto, certamente lo Spirito Santo, Madonna, io ho detto di sì, qua, perciò adesso, nel mondo, sulla terra, devo vivere solo qua. Questa è la volontà di Dio, perciò con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza, cerco di vivere meglio, migliorare ogni giorno qua. Lei è stato battezzato però quando aveva 16 anni, era già grande. Sì. Mi può raccontare come mai? Perché mia famiglia non è nessuna cristiana. Cioè io scuola media, anche liceo, sono entrato in scuola cattolica. Si chiamava Daegeon. Daegeon è Santo Andrea, che è il primo coreano. Entrando là ho contatto diretto, cioè con la Chiesa Cattolica, con Gesù. Ho fatto 3 anni di media, dopo sono andato anche al liceo. La prima anno di liceo io ho pensato che paese Europa, America, perché durante la guerra in Corea, questi paesi ci hanno aiutato molto, anche vedendo un po' più sviluppato. Quindi volevo sapere non tanto come fede, ma come una conoscenza, un giovane inizia a aprire gli occhi, io mo meglio qua conoscere come mai loro credono tutti in Gesù. Quindi io ho iniziato a frequentare, diciamo, un corso di catechismo e a Natale ho ricevuto il battesimo. E così è. Primo della mia famiglia. È stato il primo della sua famiglia a ricevere il battesimo. Sì. Lei ha scritto un libro adesso che esce con l'edizione di San Paolo, che ha la prefazione di Papa Francesco. Lei parla della situazione della Chiesa e l'importanza della Chiesa in Oriente anche. Io una parte, quando dicono importanza dell'Oriente, sempre faccio, raccolgo, ma faccio esame di coscienza. Cosa possiamo offrire noi stessi anche alla umanità, anche alla Chiesa universale? Nel libro lei parla della piaga del clericalismo, sì, di cui il Papa parla spesso, sì, ma è davvero un pericolo per la Chiesa? Certamente, perché la Chiesa è popolo santo di Dio, col battesimo tutti siamo uguali, solo modo di vivere come noi siamo, vocazione o altro, diverso, perciò sacerdote. Anche Papa dice, sempre come centro della comunità, come padre, come nato, servire per la comunità, come figlio, come amici, fratello, cambia continuamente, diventerà una bellissima chiesa. Invece quando sottolinea soltanto padre della comunità, è clericalissimo. Lei ha detto anche che le donne devono avere un ruolo importante nei seminari per la formazione, perché un ambiente esclusivamente maschile danneggia. Ci può spiegare meglio? No, Maria è donna, mia mamma è donna, mia sorella è donna, ma una persona anche all'inizio della creazione ha dato così, quindi uomo insieme può maturare meglio. Perciò quando uno nel seminario
attorno a 20 anni, il proprio tempo giovanile, solo fra i maschi, diciamo, dice, uomini insieme, là ci vuole una dolcezza, una carezza di mamma, perciò anche una suora, una professoressa, eccetera, con loro trovano un rapporto naturale, semplice. Questo aiuti molto per formare, come diceva, formazione umana. Questo senso, secondo me, è molto importante. E poi c'è anche la piaga degli abusi, appunto, di cui si parla tanto. Sì. I problemi che stiamo vivendo, che ci sono stati nel passato, forse nascono dal fatto che c'è stata una formazione sbagliata nei seminari? Io non potrei dire sbagliato, solo posso dire seminario. E io ogni tanto dico seminario, non è una fabbrica per dove produce i preti, ma dove discepoli di Gesù, quel che seguono Gesù. Chi seguiva Gesù? Viveva la parola. Quindi vive la parola, sempre parla per fuori, forma comunione. Quando c'è comunione, che fratellanza vivendo la parola, non usa altro sesso per suo piacere. Quindi quando manca vita comunitaria, questa formazione, diciamo, di permanente umana, questo viene abuso, eccetera, perché gli altri usano come per se stesso. No, questo non è. Noi siamo per servire, per amare, così sentiremo molto più contenti, più felici. È una piega che il Papa sta cercando di combattere. Certamente. Io, tanti mi chiedono cosa fare, io dico, sempre prima domanda, io soffro, io prego molto, io quello che mi soffro di difficoltà, io offro per proprio sacerdoti bravi, anche sacerdoti in difficoltà. Ma questo, perciò noi pensiamo molto formazione permanente, umano, comunitario, anche spirituale, tutti insieme. Perché insieme, non una cosa sola, capita una cosa. Il Papa ha ribadito l'importanza del celibato, sì, dicendo che è un dono per il sacerdozio. Secondo lei è possibile che ci siano aperture e cambiamenti su questo punto? Fino adesso, quando entro il seminario, anche fino adesso, sacerdote vive il celibato. Perciò la mia vita certo mai farà, quindi in futuro io non lo so, né le metto nelle mani di Dio, nello Spirito Santo. Secondo me, questo, diciamo, la storia, questo celibato, aiuti molto per amare di più, per servire meglio. Questa condizione ho trovato sempre, e perciò questo senso per me una bella, cioè, patrimonio buono, celibato ancora meglio, più buono. Perché amare di più? Perché il Signore conta, chi ama di più è più grande. Nel libro lei parla anche dell'importanza della Chiesa in Oriente. La Chiesa in Oriente può rappresentare davvero il futuro della Chiesa, può essere importante per il futuro della Chiesa? Beh, io, per me, tutti siamo importanti. Adesso in Oriente, come numerosamente, adesso più di metà, cioè sono orientali, perciò questa tanta gente, il Signore ha il programma speciale solo da parte nostra, anche da parte mia, riguardo Corea, anche Oriente, importante noi, bellissima cultura, ma cultura fare con la fede, questo vero dialogo, quindi questa cultura vuol dire, tra virgolette, cristianizzare, cioè migliorare, quello che portare più avanti il Signore. Se facesse questo lavoro, farà molta influenza. Se non fa così, rimanendo se stesso, accetta il Vangelo, come eccetera, questo parola, ma in concreto sarà niente. Noi tante difficoltà, crisi, eccetera, ritorniamo alla parola, viviamo la parola, dopo che condizione parliamo insieme. Là verrà molto bella, la Chiesa più bella, anche il mondo più bello. Grazie al Cardinal Lazzaro, grazie per essere stato con noi, prefetto del Dicastero per il Clero, grazie mille. Don Lazzaro, grazie. Grazie. E noi ci vediamo come sempre domenica, sempre su TG Con 24.